Man mano che facciamo il procedimento ve lo spiego, la prima volta ve la faccio vedere, semplicemente perché questa aggiunta dell'acqua nell'olio va fatta con un attimino di cura, ma non è niente di così complicato. E poi la fate voi in coppia, ne farete una quantità che basta per l'esame, perché ne vengono fuori circa 300-400 grammi, quindi vi portate a casa un 2 di prima. Ciao, di prima. E quindi dopo poi la farete da soli, la personalizzerete come preferite e in base alle caratteristiche degli oli, come vi dicevo. Che come vedete l'acqua è l'acqua distillata. Un'industria cosmetica non usa l'acqua distillata per il ferro da stiro, ma ha un suo distillatore, un'acqua molto pura e batteriologicamente decisamente pura. Questa è un'acqua con una qualità intermedia che però per i nostri usi va più che bene. E quando non ce l'ho io uso l'acqua della bottiglia. Non utilizzate l'acqua del rubinetto perché non si riesce a mantenere il cosmetico. L'acqua del rubinetto non è microbiologicamente pura, assolutamente. Io ne misuro circa 200 ml, 200 grammi per l'acqua è uguale. È graduato questo, quindi sono 200. Basta aggiungere più acqua, viene un latte detergente. Viene una crema molto più fluida. Alla fine un latte detergente non è che ha sapone dentro, è solo uno struccante, un nutriente ed è adattissimo. Come una crema, sostanzialmente. Poi ce ne sono di particolari, particolarmente adatti per la zona contorno occhi, però sostanzialmente è come una crema molto più fluida, molto più leggera, proprio perché è un prodotto che viene usato usa e getta, un prodotto che si rimane ma in quantità molto molto piccola rispetto a quella che è una crema. Allora, 12 grammi di cerdato. Voglio fare una crema che sia seboregolatrice e quindi adatta anche alle pelli grasse. Uso l'olio di macadamia, che è un olio molto leggero e ha praticamente la composizione lipidica simile a quella del nostro sebo e quindi funziona anche da seboregolatore. Dell'olio vegetale a scelta ne vanno 20 grammi, giusto? Se ne metto un po' di meno perché mi metto giù troppo olio di riso. Okay. Buonanotte. È fondamentale che le due fasi, cioè la parte acquosa e l'acqua, siano calde nello stesso momento. Ok, quindi vi consiglio sempre di metterle su insieme. L'acqua anche un po' più tardi perché fa veloce che comincia a scaldarsi. Okay. Cosa andiamo a guardare? Andiamo a guardare quando l'olio, quando la cera d'api è tutta sciolta dentro l'olio. Metto il mini pinner dentro, ok? E poi affilo. Ce la fai a tenermi fermo il bicchiere? Sì, non ti dovrebbe okay. Scottare. Affilo, aggiungo l'acqua. Come?
Allora, la versate nel recipiente dove deve andare. Perché non mettere l'olio essenziale prima? Perché se questo qui lo voglio riutilizzare per fare altre cose, non ci deve essere il profumo perché rimane. Poi qui ci metto, per questa quantità, 4 gocce, 5 gocce se la volete proprio profumata. Facciamo altro che aspettare che si rappresa. Una volta che si è rappresa la possiamo mettere in frigo, la possiamo mettere in un uovo fresco, d'estate ci vorrà molto più tempo, d'inverno ce ne vorrà meno, diventa così.